La famiglia cooperativa Bassa Valsugana, raccontata dai suoi soci storici. Memorie del passato per non dimenticare. Oggi siamo a Ospedaletto per conoscere un altro socio storico della famiglia cooperativa Bassa Valsugana, Giuseppe Loss. Giuseppe, cosa vuol dire essere socio della famiglia cooperativa da così tanti anni? Sono diventato socio perché era il nono e gli era soci e non ci ha perso posto e sono resta socio mio della cooperativa. E ancora dal, mi pare che ne sta dal 45-46. Una comodità, perché si andava, si provvedeva, e dopo a fine dell'anno si ciappava anche i buoni l'era, che si ciappava invece delle altre parti, delle altre botteghe, non si ciappava niente, e là era più interesse andare, insomma, per conto mio. Che ne era tre botteghe a Spedaletto allora, che era la cooperativa con altre due botteghe. Però tutti andava alla cooperativa, appunto perché le botteghe le scriveva, invece che scrive con la penna, scriveva col piron. E dopo alla fine dell'anno se gli aveva i soldi, se no gli teneva stabile qualcosa, insomma, bisognava pagare a fine dell'anno. Perché se andava col libretto e la imbarcava. Se andava a comprare l'olio con la borsetta, toglieva un po' di olio, sale, zucchero, tutto in carta, con una carta gialla, l'era grossa, che se, è tutto là, l'era mia, come adesso, tutto confezionato, l'era è il pan, è tutto, insomma. Allora quando che si sposava uno, che partiva, magari anche il girente, che era lui sopra le ragazze, allora gli fava domanda e dopo la direzione la sceglieva chi che pareva che fosse stato più migliore, insomma, sperava che sia migliore, dopo un po', non si sa, ma la cooperativa adesso è meglio perché si arrangia, si va a provvedere, più pulizia, più tutto, perché allora era un pezzo di carta, una bottiglia che si aveva per andare a prendere l'olio, tutto, però si trovava tutto in cooperativa, di tutto. Grazie Giuseppe per averci accolto e per averci regalato questi bei ricordi. Grazie a voi altri. Adesso Nelly paga sul caffè della cooperativa.